L'ex calciatore in uno sfogo con l'amico Alex Nucetelli ha imputato pare delle responsabilità all'ex moglie. Si sa quando una storia finisce è un continuo scambio di recriminazioni. Sta avvenendo lo stesso tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Al momento le colpe per la fine del longevo matrimonio sembrerebbero imputabili tutte all'ex capitano, reo di aver tradito la conduttrice con la giovane Noemi Bocchi. Ma l'atleta nell'occhio del ciclone del gossip non ci sta, e ha tentato di spiegare perché si è gettato tra le braccia di un'altra donna. A raccogliere la testimonianza del pupone come di consueto Alex Nucetelli, 45 anni, PR romano, ex marito di Antonella Mosetti, e grande amico di famiglia di Totti e Ilary. Fu lui che li fece conoscere anni fa, e pare ci sia il suo zampino anche dietro la conoscenza tra il calciatore e la Bocchi. Totti si sarebbe sfogato con Nucetelli dicendo di provare ancora stima e affetto per l'ormai ex moglie, lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo 20 anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo, avrebbe detto l'atleta. Parole che renderebbero anche meno complessi e dolorosi i lavori per la separazione in corso tra i due coniugi. Del resto l'ex capitano giallorosso ha assoldato la celebre avvocata Anna Maria Bernardini De Pace, che ha seguito separazioni di svariate coppie VIP, da Albano Carrisi e Romina Power fino a Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La De Pace conosce piuttosto bene Alessandro Simeone, legale di Ilary Blasi, nonché suo ex pupillo, il che renderebbe tutto più semplice.